all'interno delle notti bianche che hanno caratterizzato San Giovanni Valdarno nello scorso weekend ha riscosso particolari consensi, contrasti. Iniziativa dell'Istituto Professionale Marconi, una delle anime dell'Istituto Superiore Valdarno, nata per mettere in risalto il lavoro e la programmazione degli indirizzi moda e parrucchieri. La ratio del progetto nelle parole di Anna Paola Bosi, docente del Dipartimento Moda. Sì, in effetti quest'anno il Dipartimento Moda ha svolto diverse iniziative, diversi progetti, fra cui appunto contrasti, gli abiti ispirati al mood swinging della Londra anni 60, tratti dal film Blow Up di Michelangelo Antonioni. Praticamente il film è ricco di contrasti, contrasto fra il bianco e il nero, il colore, eccetera. Poi abbiamo fatto un link un po', diciamo, acrobatico con un progetto di teatro che stavamo svolgendo, sempre con le ragazze della moda, della terza APM, nel quale abbiamo affrontato durante una serie di incontri il tema degli stereotipi di genere, ovvero di quei contrasti che giornalmente ci mettono un po', insomma, in conflitto tra uomini e donne. Un lavoro intenso per i docenti e per le ragazze, come sottolinea Silvia Frangipani, l'insegnante che ha seguito passo passo la genesi e lo sviluppo delle attività. Le ragazze della sezione moda hanno accolto volentieri il progetto, si sono ispirate proprio alla moda degli anni 60, soprattutto vedendo il film Blow Up, e diciamo hanno rimodulato, riprogettato e creato abiti diversi, ispirandosi però sempre al mondo degli anni 60, quindi è stato un bel progetto, accolto da loro volentieri, ci hanno lavorato anche tanto e quindi siamo soddisfatte del lavoro che hanno fatto. Soddisfatto il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi, che ha evidenziato la valenza dei diversi percorsi artistici sul piano formativo. Sono stati costruiti vari percorsi artistici, lo studio del linguaggio cinematografico, una trasposizione teatrale che prende appunto le mosse dai contrasti che sono all'interno del film, toccando anche delle tematiche più profonde, e poi una mostra con l'esposizione degli abiti della Londra anni 60 e dei prodotti delle nostre ragazze.